Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di recap della giornata di oggi. Dato che avevamo privilegiato il FTSE MIB, cosa è successo? È successo che l'aspettativa era per un aggiornamento dei minimi. Dopo la finta rialzo dell'apertura abbiamo immediatamente aggiornato i minimi e successivamente finta mega galattica con volumi peraltro che è andata a violare lo swing a 20.679 perché ha fatto 20.689, per cui questo eventualmente con il fatto che avevamo un T-5 inverso laterale poteva implicare una ripartenza a tre tempi per la chiusura del primo T-1 inverso. In questo momento possiamo dire che questo è il primo T-1 inverso, ma da qui sta partendo anche un T inverso, un settimanale inverso, e lo possiamo dire senza tema di smentita. Per cui questa, fortunatamente, non è stata seguita da volumi, questa salita. Siamo tornati a scendere, abbiamo lateralizzato all'infinito per più di un'ora, violando pochissimo, continuando a fare delle candele doji, facendo una finta rialzo, e poi finalmente siamo andati a violare la media mobile a 200 periodi, andando pesantemente appunto ad aggiornare i minimi, come detto nel titolo anche dell'analisi di questa mattina, quindi tutto confermato. Successivamente, finta con un T-5 di nuovo, con violazione di minimo, che poteva dirci di nuovo partenza di un eventuale undicesimo T-3 già vincolato ribasso, senza però la seconda condizione relativa alle swing, e ripartenza verso l'alto per un'effettiva teorica quasi conferma di partenza di un potenziale undicesimo T-3 da qui. Oggi è stato molto complesso, questo ha sicuramente guastato la giornata, perché dopo che si è iniziato ad andare bene short, si è ripartiti all'insù, si è fatto quella finta sullo swing come detto, poi si è ritornati indietro, tutte finte, discesa, salita, di nuovo discesa, e nonostante appunto dei dati interessanti, ok, non è cambiato nulla. Grazie all'evoluta abbiamo fatto un aggiornamento dei minimi. Oltretutto in questo momento su FTSE MIB siamo quasi arrivati in death cross, che potrebbe spingere ancora più in basso i corsi per un'eventuale partenza di undicesimo T-3 qui. Non siamo entrati in overnight per evitare di nuovo simpatiche finte come questa e controfinte successive, e oltretutto il fatto che l'inverso qui deve ancora probabilmente andare a chiudere, siamo solo a 28 bar e non mi convince una chiusura né a 20, troppo presto, né questa. Okay. Per cui mi aspetto eventualmente un ritorno domani mattina verso le medie mobili, un track, e poi vedremo se effettivamente questo è l'undicesimo T-3 di indice oppure no, e se quindi vorremmo continuare a spingere per la partenza del quarto T-3 inverso, spingere ovviamente verso basso, perché tanto abbiamo tirato la corda arrivando all'undicesimo T-3 con questo movimento, tanto intercettando prima di tutti gli alti, di tanti alti, il movimento ribasso, nonostante questo schifo di lateralità di ieri e questo schifo di lateralità di oggi, siamo comunque riusciti a prendere il movimento. L'aggiornamento dei minimi c'è stato sia ieri che oggi. Per quanto riguarda le candele giornaliere, di nuovo, la previsione fatta sulla shooting star si è rivelata ipercorretta e abbiamo avuto discesa. Esattamente come d'attesa. Il problema in questo caso è, e ve lo faccio vedere subito, da qui è partito che cosa? Beh, come abbiamo detto, un T inverso è partito tutto, d'accordo? Ma questo T inverso, ed è questo il punto cardine per cui sono molto prudente e non vado ancora in overnight, perché già stamattina è stato simpatico l'overnight a gestire, il discorso è: questo sarà un quarto T inverso che poi si rivincola a rialzo di indice perché mi prolunga ancora il T più 2 inverso che sarebbe già arrivato a 33 barre, oppure che cosa mi vuole fare?
che nella realtà dei fatti noi non sappiamo se non dopo la partenza, con il relativo sottociclo inverso, ribassista e con poi la chiusura del nostro primo T del T più 1 partito da qui, se ci aspetta una cosa piuttosto che l'altra. Qui la condizione per la chiusura del primo T settimanale di indice, ce l'abbiamo e come, ce la stra abbiamo, per cui si potrebbe partire agli alzi e andare a fare appunto nuovi massimi se ci si vincolasse e si andasse a fare un quarto T inverso appartenente appunto a questa struttura già vincolata al ribasso di inverso e quindi al rialzo di indice. E la tendenza è forte al rialzo, io continuo a dirvelo. Oppure, nel caso che qui si sia chiuso il primo T più 2, a 30 bar su questo massimo si sia chiuso il primo T più 2, e qui invece spingeremo parecchio al ribasso. E anche qui basteranno gli swing a dirci tante cose. Swing conferma, attenzione, perché in questo momento stiamo per andare in Golden Cross qui sul grafico giornaliero, ma come state vedendo, qui invece stiamo andando in Death Cross. Per cui ci potrebbe essere ancora spinta al ribasso per poi ripartire a salire. Vediamo. Per quanto riguarda il DAX, che abbiamo temporaneamente abbandonato, la situazione è stata un pochino più, tra virgolette, semplice, anche in questo caso. Che pap. Discesa, risalita, discesa, lateralizzazione, inizio della discesa, con violazione dello swing, arrivo qui. Qui, peraltro, essendo già arrivati a 25 barre, siamo su DAX, teoricamente potrebbe essere partito il nostro undicesimo T-3. Il discorso è che però, se fosse già partito, cosa che non sono sicurissimo di pensare che sia, avremo comunque già un ciclo vincolato a ribasso nelle 15. Mentre invece, se non fosse partito, comunque dovremmo scendere per il fatto che se volessimo avere una chiusura almeno di settimanale, qui bisognerebbe andare sotto questo minimo a 13.067. E abbiamo tutto il tempo perché abbiamo 31 barre, per cui 31 più le altre, ma siamo lontani ancora dalle 44, per cui basta una barra rossa di domani mattina in apertura che siamo a posto. In 36esima, 37esima, 38esima, 39esima barra si potrebbe andare magari sul livello della media mobile, sotto qui e andare a chiudere il settimanale o eventualmente far partire un undicesimo o vedere se appunto qui è partito qualcos'altro. D'inverso, che cosa abbiamo? Abbiamo che siamo su DAX e quindi qui può essersi chiuso già il terzo T inverso e qui potrebbe esserci già il quarto. E di nuovo, in base alla violazione di swing e swing inversi, questo ci dirà per quanto tempo potremo andare long o short. Perché risolto il quesito del fatto che questo T inverso appartenga alla vecchia struttura, alla nuova, e noi avremo per i prossimi giorni una bella tendenza da poter seguire. Per cui, questi sono ancora, oggi è stato un giorno ancora di, tra virgolette, incertezza, ma siamo comunque andati ad aggiornare i minimi di là e qua siamo rimasti molto laterali dopo aver fatto un massimo. Però ci sono delle altre cose interessanti anche qui. Comunque non siamo riusciti a rimanere per troppo tempo sopra la media mobile a 50 periodi, siamo ritornati sotto e stiamo provando a ritornare qua sotto, per i motivi detti. Spero che tutto ciò che vi ho comunicato sia interessante, sia stato interessante. Nel caso, pacca sulla spalla, like all'analisi qua su YouTube. Sapete che sono anche, oltre che un analista quantitativo del mercato, anche un trader e coordino e formo trader. Per cui se avete bisogno, se avete voglia di formarvi, passate a trovarmi direttamente su Facebook chiedendo alla mail info@financialarmor.it
www.ecoscienza.eu qualche indicazione. Vi darei anche, anzi vi posso far dare assolutamente anche delle dispense interessanti per partire con l'analisi ciclica e poi arrivare piano piano all'evoluta. Nel caso contattatemi se non volete fare come a carta da parati e se volete appunto piano piano diventare voi indipendenti con un metodo che, come vedete, non viene, diciamo, inficiato da news o altro. Perché si va dove si deve andare. Matematica, statistica, onde, gamma. Buona serata a tutti.